Altrimenti ci sono utilizzi differenti di una carne bolognese, come per esempio venire in Svezia, nella parte nord della Svezia, vicini a Gallo, e cercare di tentare di prendere qualche trota in questi fiumi spettacolari che connettono i differenti laghi di questa zona con delle acque particolarmente strane e inusuali per un italiano, acque color Coca-Cola. Per affrontare ambienti di questo tipo la montatura è estremamente semplificata. Come vedete abbiamo un bulk o comunque una massa concentrata di piombi in misura molto grande, un galleggiante da 1,5 grammi filo passante molto robusto e un piombo posizionato a livello dell'asola con un finale lungo circa 40 cm. La lenza è fatta in questo modo perché il bulk serve soltanto a tarare il galleggiante, a segnare la boccata, mentre il piombo deve essere libero di rimbalzare sui sassi e sulle asperità del fondale, sui legni di cui abbiamo parlato, e cercare di tenere l'esca il più bassa possibile ma non andare ad impigliarsi. È una lenza estremamente semplice che porto con me dai tempi in cui cercavo di prendere qualche trota nel fiume di casa mia, nel Velino, ed è una lenza che, sebbene grezza, ritengo molto efficace. Stiamo utilizzando una canna da 6 metri e la canna che utilizziamo è particolarmente adatta a fare questo tipo di pesca perché si tratta di un attrezzo molto robusto e polivalente, adatta ad una tecnica che non è propriamente bolognese ma è una sorta di contaminazione con altre tecniche, in parte trota torrente, in parte assomiglia come tipologia d'esecuzione alla mosca fatta con la tecnica della ninfa. Di fatto noi andiamo a sondare il fondale utilizzando il galleggiante soltanto praticamente come strike indicator, non si tratta di una vera e propria pesca passata in cui andiamo a leggere la corrente con la piombatura, ma si tratta fondamentalmente di un andare ad eseguire una passata molto più leggera di quello che la corrente riceve, andando a controllare in maniera impercettibile la corsa a valle utilizzando la punta della canna. Molto spesso la mangiata la percepiremo prima sulla canna, anche se vedremo il galleggiante affondare. Lo vedete, la trota sta cercando di risalire la corrente, sta cercando di infilarsi sotto qualche sasso, ma si tratta di un ottimo, veramente un bel esemplare. Vedete, un bel esemplare, un pesce sano, bellissimo, al di sopra del mezzo chilo di peso.
Questo spot ha una profondità molto variabile, varia da 50 cm verso i bordi fino ai 3 metri al centro, ma è molto irregolare anche dove c'è la massima profondità, perché ci sono sassoni, legni, eccetera, quindi dobbiamo continuamente andare a correggere la corsa del galleggiante saltando sassi, saltando dei tronchi. Per questo è molto importante avere una lenza fatta in questo modo, che come vedete è fondamentalmente dalla massa di piombo all'amo a circa un metro, dove è presente soltanto un pallino a metà della distanza. In questo modo è molto più facile guidare la lenza, tenere il fondo e non andare ad agganciarsi ai vari ostacoli. È abbastanza importante bagnarsi le mani per la sramatura della trota ed effettuare questa operazione il più velocemente possibile. Siamo spostati nella parte superiore del lago, giusto a valle di una cascata. Qua tenteremo qualche temolo, c'è un correntello abbastanza basso sul metro e mezzo di fondo che mi dà qualche speranza. Questo potrebbe essere lui, potrebbe essere un temolo di piccola taglia. Eccolo qui. Anche qui la consuetudine è molto semplice, quindi cercare di bagnarsi la mano ed eseguire la slamatura il più veloce possibile. Eccolo qua. Sono tutti in un punto molto preciso, in cui fondamentalmente le schiume finiscono, ma la corrente resta molto molto ancora vivace. Ed è un punto dove c'è leggermente più fondo, quindi vedo il galleggiante raddrizzarsi e, quando sono più fortunato, sparire. Ma questo era un pochino fuori taglia, infatti il terminale del 12 ci ha salutato. Ritentiamo con un terminale del 12, perché pescandoli con un setup così sottile non vale la pena andare oltre. Sì, l'ho messo in fila. Eccolo qua.
Abbiamo qui un altro discreto esemplare, questo è un discreto esemplare di Temolo. Adesso cerchiamo di guadinarlo. Si tratta di un pesce un pochino più grosso rispetto ad altri. Adesso cercheremo di Cipriniidone.